Leggere il quotidiano, terzo tutorial. Qui parleremo dell'articolo, poi dei vari tipi di articolo e le 5 W della cronaca. Cominciamo parlando dell'articolo. Un quotidiano è l'insieme di tanti articoli che trattano argomenti diversi. Gli articoli possono essere di vario tipo secondo lo scopo per cui sono scritti: riferire un fatto, divulgare una scoperta o un'informazione chiarire un problema, approfondire un argomento, esprimere idee, commenti, opinioni. In generale, però, si può dire che lo scopo della maggior parte degli articoli sia quello di informare i lettori e di comunicare notizie. Come quest'articolo qui, che però approfondiremo più avanti. I topi giganti assaltano una casa. Pertanto la caratteristica peculiare di un buon articolo dovrebbe essere quella di distinguere i fatti dai commenti e dalle impressioni del giornalista, a prescindere dalla tipologia a cui appartiene. Vediamo i vari tipi di articolo. Esistono tipi diversi di articoli che hanno caratteristiche specifiche. Articoli di cronaca, articolo di fondo o editoriale, intervista, inchiesta. Passiamoli velocemente in rassegna, cominciando con l'articolo di cronaca. Sono i più frequenti, riportano fatti e avvenimenti di attualità. Se il fatto riguarda un delitto o un atto di violenza, si parla di cronaca nera. Se riguarda la convivenza e la vita sociale, si definisce cronaca bianca. Se la notizia è sentimentale, si parla allora di cronaca rosa. Passiamo all'articolo di fondo o editoriale, si trova in prima pagina. È dichiaratamente un pezzo in cui il giornalista esprime il proprio parere e il proprio punto di vista. Intervista: È reso conto del dialogo con un personaggio di spicco. Qui viene inter intervistato lo scrittore Alessandro Robecchi. L'inchiesta è l'insieme di una serie di servizi che si addentrano in un problema o in un particolare campo di conoscenza. Ad essa si parla di medicina. Le 5 W della cronaca: un'importante norma da seguire nella stesura di un articolo giornalistico che intenda riferire una notizia è la cosiddetta regola delle 5 W. Si tratta delle cinque domande irrinunciabili alle quali, secondo il giornalismo anglosassone, il cronista deve rispondere con precisione nel corso dell'articolo. Sono who, chi, chi sono i personaggi coinvolti nella notizia da riferire. Poi abbiamo when, quando, in quale momento è avvenuto il fatto. Poi abbiamo where, dove, in quale luogo si è verificato. What, che cosa. Che cosa è accaduto e infine why, perché, in cui eh, il giornalista cerca di eh, spiegare quelle che sono le cause e le ragioni dell'accaduto, questo in realtà non è sempre presente. Vediamo qua delle icone che rappresentano le 5 W, che sono appunto who chi, when, quando, where, dove, what, che cosa e why, perché. Se, come spesso accade, il giornalista non può riferire cause accertate, allora farà delle ipotesi, dichiarando apertamente che si tratta di supposizioni. Vediamo adesso nell'articolo che ho anticipato prima quelle che sono le 5 W, qua ce ne sono solamente 4 in realtà. Questo, Giuseppe M, 30 anni disoccupato, è il chi. Residente a Montecolle è il dove. Domenica mattina, poco dopo il loro risveglio, è il quando. E poi, qui, i tre figli, Maria, di dieci anni, Giovanna e la piccola Luisa, dopo essersi alzati, sono andati a giocare nel cortile della loro abitazione. A un tratto, hanno visto uscire da un tombino della fognatura alcuni topi enormi. Questo è il che cosa.